Telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Telediogene che è un pascolo abusivo a Cotronei, un problema in questi giorni alla ribalta della cronaca a cui sabato abbiamo dedicato un ampio speciale. Stamane sul problema appunto del pascolo abusivo a Cotronei, incontro tra il sindaco Belcastro e il prefetto di Crotone, Vincenzo Panico. Eccoci qui a intervistare per la prima volta, come sindaco ovviamente, l'amico Nicola Belcastro, come tutti sapete, è il neo sindaco di Cotronei. Perché intervistarlo? Perché, come avete visto dai servizi, mandateci da Condello, ha ereditato un comune pieno di problemi e problematiche, una serie di rogne non facili da risolvere. Una di queste riguarda le cosiddette vacche sacre o capre sacre, quel caso come volete, che sono quelle che nel passato, ma anche attualmente, fino a pochi giorni fa, andavano nei terreni privati creando una serie di problemi, tra l'altro quello di rovinare tutto quello che c'era davanti a loro. Bene, sapete che è successo? Che per poterlo risolvere questo problema è dovuto addirittura venire da fuori un deputato Arlacchi, il quale è venuto qui, ha cominciato a fare una serie di interrogazioni, è andato al prefetto e si sono mosse le acque. Tra l'altro anche Nicola si è subito attivato. Perché? Perché abbiamo scoperto che era un problema che hanno trascurato, cioè il sindaco precedente che aveva fatto un'ordinanza ma non aveva avuto esecuzione. Le stesse forze dell'ordine, dobbiamo dire, hanno sottovalutato il problema, non si sono interessate più di tanto, pensando che fosse così una cosa all'acqua di rose. Invece il problema era di una gravità eccezionale. Tant'è che finalmente, davanti alle pressioni di Arlacchi, davanti anche all'interesse del sindaco Nicola Belcastro, che addirittura ha fatto, come avete visto dai nostri servizi, un consiglio comunale aperto proprio sui luoghi dove si pascolava, ebbene finalmente qualcosa si è mosso e pare che si sia imboccata la strada giusta. Stamane il sindaco è stato dal prefetto e ha parlato di questo. Sì, prima di tutto consentitemi di salutare tutti i telespettatori e ringraziare la vostra emittente, il corrispondente di Codrone Condelli, per la particolare attenzione che state sempre rivolgendo per i problemi complessivi e specificatamente per questo problema, che è un problema non di oggi, da più di un decennio. L'unica ordinanza fatta di non pascolabilità, per cui di un tentativo per dire no al pascolo abusivo, era di Segreti sindaco nel 2001. Successivamente a questo nulla, se non tentativi di incontro, qualche letterina e nient'altro. Su un impegno politico vero, che era quello di andare a fare il consiglio comunale in località Rivioti, cosa che abbiamo fatto l'altro giorno, che è il luogo simbolo della devastazione, perché anche i simboli hanno un significato, non sono giusto parate così, e a seguito di tutta una serie di mobilitazioni da Nicodemo Oliverio, da Arlacchi, a quelli che possono essere stati anche altri elementi che hanno sollecitato, io devo dare atto come dire, di un'immediata e fattiva azione da parte del prefetto, particolarmente utile e positiva, che si è avuto modo di imboccare in questa fase. E ritengo che tutti i passaggi che sono stati fatti, ad iniziare da quello di oggi, che è quello del coordinamento del Comitato dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, che ha identificato modalità, termini e attività da dover svolgere, si stia facendo uno sforzo eccezionale, molto 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 positivo, che lascia, come dire, uno spazio anche di soddisfazione per quello che in pochi giorni si è riuscito a fare. Riscontriamo ritardi enormi rispetto al passato e diventa difficile riuscire a colmarli in pochissimi giorni, ma ci stiamo riuscendo grazie all'azione, diciamo così, della prefettura e anche di quelle che sono le forze dell'ordine che hanno capito la rilevanza del problema, che non è il solito problema che viene ad essere considerato, dice vabbè, tanto si tratta semplicemente di un po' di pascolo abusivo, qualche animale che ha sconfinato. E basta. No,
Qua siamo di fronte a un atto sistematico di violazione, metodico, giornaliero, tutti i giorni e continuamente da più anni. È una cosa, a dire poco, assurda, che sfocia anche in atti, come dire, di violenza più significativa. Se uno va e si fa la propria recinzione, si troverà dopo qualche giorno la recinzione rotta, devastata. Se si mettono il cancello, qualcheduno in maniera sprezzante è andato a rubargli proprio il cancello. Cioè proprio è l'emblema di come l'illegalità debba essere gestita in termini perpetui. Allora, su questo non si può né consentire che si mantenga questo status quo, cioè l'autorizzazione all'illegalità, e dall'altra parte non si può lasciare che un popolo civile, qual è quello di Cotronei, non abbia, come dire, a cuore questo tipo di tema. E l'assemblea fatta da parte dell'amministrazione comunale qualche giorno fa, ed il consiglio comunale in località Rivioti fatto giusto una settimana fa, no, ancora anche meno di una settimana, e la partecipazione dei cittadini, l'attenzione dei cittadini ne sono state una dimostrazione straordinaria. Cotronei ha fame di legalità, e questa fame di legalità sta alle istituzioni doverla soddisfare, e ritengo che questa volta abbiamo scelto insieme con gli organismi necessari la strada giusta, una strada che è piena di atti amministrativi da fare che fino ad oggi non sono mai realizzati. Senta, sindaco, qualcuno mi ha detto, non so se puoi rispondere bene, non so rispondendo, che lei ha una triste eredità, mi hanno lasciato. Intanto mi dicono che ci sia un bilancio non roseo, per non dire disastrato e disastroso. C'è un problema anche di prendere tutta la situazione in mano, ma soprattutto parleremo anche un attimo delle terme. Allora vabbè, la situazione di bilancio, lungi da me ogni ragionamento del dire quelli che c'erano prima hanno fatto tutto quanto sbagliato. Io ero parte integrante di quella che era l'opposizione, per cui sarebbe, come dire, automatico esprimere questo tipo di giudizio. Io invece voglio evidenziare sul piano meramente amministrativo le questioni, e prendo atto che alla data di oggi, alla data del mio insediamento, non era stato approvato né il bilancio di previsione né il bilancio consuntivo. Sono costretto a dover rincorrere insieme con la mia maggioranza i tempi per poter fare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione. Prendo atto di una situazione di cassa che è a dir poco preoccupante. 29 faremo il consiglio comunale, io evidenzierò i dati di quante somme ci riscoperto di conto corrente abbiamo in banca, e per cui di anticipazione di cassa, e di quante somme ci sono che il comune deve pagare e di quante somme il comune avanza. Perché non è che a me interessa in maniera particolare dare un giudizio. Il giudizio lo hanno dato i cittadini, e il cittadino ha detto che il sindaco precedente non andava bene, ne hanno scelto un altro, punto. Questo è il giudizio detto in tre parole, per cui non mi preoccupo di dover dare, ma io devo dire da dove parto. E questa mia fotografia dell'esistente, la fotografia dell'esistente, perché voglio dire da dove parto? Perché voglio che mi si dia un giudizio alla fine di quella che è l'esperienza di governo che andremo a fare alla fine della legislatura. Alla fine della legislatura è giusto che si dia un giudizio positivo o negativo. Com'è che c'è stato 5 anni fa? 5 anni fa i cittadini hanno dato un giudizio di un certo modo, alla fine dei 5 anni, cioè alle elezioni di qualche tempo fa, hanno dato un giudizio negativo sull'esperienza di governo, hanno detto basta, non vogliamo più essere amministrato dal sindaco che c'era, e ha fatto un altro tipo di scelta. In una democrazia si fa così, però sì, bisogna sapere da dove si parte, senza logiche del dietro c'era, no, la situazione è estremamente grave, molto difficile, e probabilmente in questi 5 anni si è vissuto più di chiacchiere che di sostanza, però io ho il dovere di evidenziare la situazione. Questo ritengo che sia un obbligo per chi si insedia, dover dare conto e dire ai propri cittadini quella che è la situazione. Sindaco, io vorrei concludere con un impegno suo. Che cosa ha in mente per riattivare, per riprendere la strada delle terme? Sì. Che non è un pallino legato a Cotronei, ma no, alla fine è legato alla provincia, perché se guadagna Cotronei in questo, anche Lustro ci guadagniamo tutti, la provincia di Crotone. Ritengo che valorizzare la Sila, realizzare le terme e detenere il centro di eccellenza della sanità non siano
temi che riguardino Cotronè. Sono allocati a Cotronè, ma hanno una valenza provinciale e, se non per certi versi, quello del comparto della sanità e del turismo, valenza regionale in quanto tale, in quanto esprimono come dire, potenzialità che hanno una valenza di ordine regionale. La questione terme. Io non sono abituato a lanciare slogan e a dire, com'è che qualcheduno qualche tempo fa disse, le terme le realizzeremo noi, pensando di essere anche quello in una logica di slogan e basta. No, noi dobbiamo dire le cose come stanno. Alle terme c'è bisogno di avere un lavoro estremamente rilevante che non è stato fatto, ad iniziare da quelle che sono le problematiche del dissesto idrogeologico per quanto riguarda la realizzazione delle sponde del fiume, al mettere in piedi quello che è il progetto, al recuperare un impegno che era quello con la provincia, quando è che ha ritirato i 2 milioni di euro che precedentemente era stata messa a disposizione per la realizzazione dello stabilimento. In tutto questo percorso, se ci sono anche idee progettuali che possano tenere dentro il mondo dell'imprenditoria privata o di quelli che possono essere altri soggetti che hanno interesse nell'investimento insieme con un ruolo pubblico, guarda, io questo tipo di opportunità non le farò perdere, anzi ritengo che sia più che mai necessario dover evidenziare l'importanza di quello che è un ruolo anche dell'imprenditoria privata nella realizzazione delle terme. Se il pubblico non è, e nella fattispecie ha difficoltà enorme nella realizzazione con i soli soldi pubblici di quelle che sono le terme, noi anche con i privati e soprattutto, come dire, in questa fase in cui c'è bisogno di rilanciare l'economia, dobbiamo dare attenzione. Ritengo che a breve, fatta una fotografia e guardato meglio tutto quanto quello che è un contesto che ha anche molti aspetti legali, controverse da dover definire, dalla vicenda del pregressa, è un dato estremamente anomalo. C'è una vicenda giudiziaria che da più di 10 anni è ferma. Bisogna vedere come dover intervenire nel modo più utile per quello che è il comune, senza creare danni, sconquassi, ma riprendendo quello che è il modo più utile e nell'interesse del comune per poter riprendere quel tipo di attività, sapendo che bisogna abbattere quella che è un'opera fatiscente, che è quello della realizzato qualche tempo fa in maniera assurda dal punto di vista architettonico, dal punto di vista un mausoleo da abbattere perché è dannoso, fra l'altro, e non si capisce perché è stato lasciato là senza nessun tipo di intervento, e dall'altra parte riprendere con un'idea progettuale che questa volta certo il pubblico ma anche il privato ne debbano essere protagonisti. Tenendo presente anche, voglio dire, nel discorso che è andato a portare avanti, abbiamo detto che non è un patrimonio solo di Cotronè, ma c'è anche un comune a fianco che ha una sua fetta con la possibilità quindi di unire le vostre forze. Sì, noi qualche tempo fa avevamo proposto e realizzato insieme con la provincia di Crotone la Società delle Terme, proprio con l'obiettivo di dire quello non è un patrimonio di Cotronè ma è un patrimonio di valenza provinciale, in maniera iniziale che il comune di Cotronè e la provincia di Crotone siano embrione per quanto riguarda l'acquisirsi dal punto di vista del patrimonio, di quella che è la gestione, le terme stesse. In questa logica sta bene dentro quello che è il comune di Cacuri, sta bene dentro quelle che può essere anche la provincia di Cosenza, sta in una logica di stare insieme, ecco. Io poi su questo tipo di argomento consentitemi di dirlo da subito, perché voglio dare merito a chi si impegna sul territorio. Io voglio ringraziare Alfonso Dattolo, che da presidente della commissione regionale per il termalismo da subito, immediatamente, ha avuto modo di impegnarsi su questo tipo di tema delle terme di Cotronè, delle terme della provincia di Crotone, le preferisco chiamarle così, per riprenderle quella che è una legge regionale sul termalismo che stanno lavorando. Io mi auguro che su questo tipo di argomento anche la provincia di Crotone, soggetto investito del problema come tutte le altre province della Calabria, siano in prima fila, e ritengo che la provincia avrà la sensibilità necessaria per poterlo essere, per poter anche Cotronei e anche le terme della provincia di Crotone essere elemento essenziale di quello che è il piano del termalismo della Calabria.
Bene, buon lavoro Sindaco. Grazie, ce n'è davvero bisogno. Bene, il telegiornale termina qui, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni.